Attenzione, fermiamo. Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Arago della sezione Via di Ispra. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'approfondimento e la condivisione delle conoscenze relative alle norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale. Questo strumento del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, fondamentale per tutti gli estensori di studi di impatto ambientale, ma anche per i valutatori. Ricordiamo che l'applicazione di questo strumento può permettere una semplificazione amministrativa, una razionalizzazione delle procedure, una riduzione dei tempi di valutazione dell'intera procedura DIA, nonché un rafforzamento dei controlli ex post. In questo nostro progetto di comunicazione abbiamo voluto condividere con voi la valutazione di impatto ambientale e quindi gli aggiornamenti che abbiamo portato e la nostra proposta. E ha seguito esattamente proprio il documento del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Difatti, nel primo appuntamento c'è stato proprio un inquadramento generale delle norme tecniche per poi passare ad approfondire i fattori ambientali con gli agenti fisici e poi ci sono stati dei focus sui cambiamenti climatici. Ricordiamo poi il prossimo mercoledì, che sarà l'ultimo appuntamento, il 31 marzo, con la valutazione di incidenza. Ed oggi invece parleremo di valutazione di impatto sanitario. Ebbene, questo nostro progetto vuole mettere in evidenza come la VIA nel tempo si è evoluta, si è aggiornata, integrando anche dei nuovi argomenti. Infatti ricordiamo che la prima volta che si è parlato di valutazione di impatto sanitario, denominato quindi con questo denominato come VIS, è stato soltanto nel 2015, ma definitivamente nel 2017 con il decreto legislativo 104 del 2017, che poneva proprio maggiore enfasi agli impatti determinati dai progetti sulla popolazione e la salute umana, come proprio indicato dalla direttiva VIA del 2014. Oggi verrà illustrato quindi tutto il percorso progettuale e normativo che ha portato all'inserimento della VIS nella procedura della VIA. E avremo come ospite la dottoressa Maria Eleonora Soggio dell'Istituto Superiore di Sanità, anche una degli autori delle nostre norme tecniche e che ci descriverà nel dettaglio la procedura della VIS e dei suoi contenuti. Sarà introdotta poi dalla nostra collega, la dottoressa Sabrina Rieti, che è un'esperta di popolazione e salute umana. Ah no, non deve fare. Chiediamo per favore di tenere disattivati i microfoni, grazie. E ricordiamo che diciamo, il nostro progetto di informazione sulla VIA è molto ambizioso, infatti abbiamo anche un corso e-learning di valutazione di impatto ambientale, una piattaforma web con tutti i dati ambientali delle valutazioni di impatto raccolte in questi anni, proprio per non far disperdere il patrimonio culturale raccolto fino a questo momento, e poi anche una piattaforma web con le verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali. Ricordiamo inoltre che il coordinamento e l'organizzazione degli eventi fino a questo momento è stato svolto dalla nostra struttura di Valarsi in collaborazione con DigiCom e coinvolgendo poi i colleghi di Vala GF, del SINA, ma anche dei colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e quindi dell'ARPA Veneto e dell'ARPA Lombardia, ed oggi la dottoressa Maria Eleonora Soggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Vi chiediamo come sempre di partecipare in maniera ai nostri webinar in maniera attiva, quindi anche facendo delle domande ai relatori, postandole nella nostra chat di Zoom, e nel momento in cui non potessimo rispondere per motivi tecnici alle vostre domande, sicuramente in un secondo momento le pubblicheremo sulla pagina dedicata ai nostri webinar sul sito ISPRA, insieme alla registrazione della giornata, alla presentazione dei nostri relatori e
al programma dell'intero webinar. Inoltre vi ricordiamo che nel caso in cui avesse suggerimenti, proposte o anche di criticità riscontrate nei nostri webinar, vi preghiamo di lasciarci un feedback. Infatti abbiamo aperto una casella di posta dedicata denominata lascia un feedback via @ispraambiente.it. Pertanto terminate le comunicazioni di servizio. Passo la parola alla dottoressa Maria Eleonora Soggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che sarà introdotta dalla nostra collega Sabrina Rieti della sezione via Vispra. Buona visione e buon lavoro, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Sabrina Rieti, ringrazio la collega Gabriella per l'introduzione. Faccio parte anch'io della sezione VIA e oggi, come vi dicevamo, si deve tornare indietro, aspetta. Perfetto. Ok. Oggi parleremo della procedura di valutazione di impatto sanitario. Questo webinar di oggi vuole essere il seguito ideale al webinar numero 2 che vi abbiamo presentato il 5 marzo, dove oltre alla biodiversità abbiamo trattato anche appunto il fattore popolazione e salute umana, così come è stato riorganizzato all'interno della nostra proposta di norme tecniche per la redazione degli di impatto, perché vi parlerò semplicemente del percorso che ha portato la valutazione di impatto sanitario all'interno della procedura delle procedure di valutazione di impatto ambientale e poi passerò la parola, come si diceva, alla dottoressa Soggio che invece vi parlerà espressamente della procedura nel dettaglio e vi illustrerà anche le varie fasi della VIS. Come vi dicevo, abbiamo inserito la valutazione di impatto all'interno della nostra proposta di norme tecniche proprio perché in questi di recente è stata introdotta con normativa nazionale all'interno delle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche se per ora solo per alcune tipologie di opere che vedremo tra poco. Di conseguenza è stato doveroso per noi inserire all'interno del documento una breve descrizione della procedura e fare un opportuno rimando al documento predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità che dovrà essere utilizzato dai proponenti qualora dovranno predisporre una valutazione di impatto sanitario. Brevemente, cos'è la valutazione di impatto sanitario? In realtà è una combinazione di procedure, metodi e strumenti che insieme consentono la valutazione degli effetti potenziali e anche di quelli non previsti di una politica, di un piano o di un programma o di un progetto sulla salute di una popolazione afferente all'area interessata appunto dalla realizzazione di un programma o di un progetto. E poi permette di valutare la distribuzione degli effetti così identificati all'interno della popolazione esposta, permettendo di conseguenza di individuare le azioni appropriate per la loro gestione. Di conseguenza la VIS si colloca a fianco della valutazione di impatto ambientale in un'ottica prospettica, in quanto appunto ha l'obiettivo di integrare gli effetti sulla salute derivanti dalle attività di valutazione degli impatti ambientali dovuti alla realizzazione di un'opera in una determinata area, andando ad agire a supporto dei decisori e quindi intervenendo prima che i processi decisionali siano realizzati. Scusate, ecco, come si è arrivati ad inserire la VIS all'interno delle valutazioni di impatto ambientale?
Diciamo che già da diversi anni si è cominciata a sviluppare sia tra la popolazione che tra i decisori una crescente preoccupazione per i possibili impatti sulla salute della popolazione interessata dalla realizzazione dei progetti, spostando la visione che fino a quel momento era stata puramente ambientale, ossia fino a un certo periodo, fino a qualche anno fa, ancora si pensava che bastasse intervenire ed evitare gli impatti sulle varie componenti ambientali per evitare completamente impatti anche sulla salute della popolazione interessata. Questo naturalmente poi si è visto che non è propriamente così, perché come già vi dicevo nel precedente webinar, non è sufficiente, spesso non è sufficiente limitarsi a restare entro i limiti predisposti dalla normativa, i limiti ambientali predisposti dalla normativa, per evitare impatti sulla salute della popolazione, in quanto la salute della popolazione dipende non da fattori singoli, ma dall'interazione dei fattori insieme, che possono poi, in base a interazioni fra di loro, andare a provocare un impatto sulla salute della popolazione. Di conseguenza, fino intorno agli anni, all'inizio degli anni, fino al 2010, spesso e volentieri le valutazioni di impatto ambientale, gli studi di impatto ambientale che si esaminavano, o erano totalmente privi del capitolo riguardante il fattore che allora si chiamava salute pubblica, nonostante le indicazioni per una corretta analisi di questo fattore fossero già presenti all'interno del DPCM del 1988, poi abrogato, oppure se erano presenti si limitavano semplicemente a rimandare agli studi che erano stati effettuati sulle altre componenti ambientali. Quindi nel 2014, già con la direttiva del Parlamento europeo emanata il 16 aprile 2014, si vede già che all'articolo 3 viene posta una maggiore enfasi sugli impatti determinati sul fattore popolazione e salute umana, la cui dicitura ha sostituito quella di salute pubblica, e spostando quindi la precedente impostazione per la valutazione di impatto ambientale, che era prevalentemente ambientale, verso anche andando ad inserire anche il fattore popolazione e salute umana come un fattore da tenere in considerazione. Questo lo potete anche vedere in maniera esplicita all'interno delle linee guida europee che sono state poi pubblicate nel 2017 per approfondire i contenuti appunto della direttiva 2014. Cosa succedeva in quel periodo in Italia? In Italia succedeva lo stesso, ossia sia la popolazione che i decisori cominciavano a manifestare una maggiore attenzione, una maggiore preoccupazione riguardo ai possibili impatti che fossero derivati per la popolazione afferente nelle aree interessate dalla realizzazione di determinati progetti. Di fronte quindi alle carenze normative presenti allora sul livello nazionale, che non vedevano appunto la valutazione di impatto sanitario normata a livello nazionale, che quindi non era obbligatoria nelle valutazioni di impatto ambientale, alcune regioni hanno iniziato a legiferare in maniera autonoma, introducendo la valutazione di impatto sanitario per determinati progetti, come ad esempio gli inceneritori o anche le centrali termoelettriche, e iniziando a produrre autonomamente dei documenti, delle linee guida sulla valutazione di impatto sanitario. Di conseguenza è parso necessario introdurre un procedimento unico di valutazione proprio per il territorio nazionale.
Nel 2013 il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute, proprio a questo scopo, finanzia il progetto Valutazione di Impatto sulla Salute e linee guida e strumenti per valutatori e proponenti. Dal titolo, come potete già intuire, l'obiettivo del progetto era quello di andare a definire un documento di linee guida per la VIS. Utilizzabile su tutto il territorio nazionale e che fosse rivolto sia ai valutatori che ai proponenti. E lo scopo del progetto era quello di migliorare la valutazione della componente salute sia all'interno delle valutazioni di impatto ambientale come anche all'interno della valutazione ambientale strategica. I partecipanti al progetto sono stati la Regione Emilia-Romagna, che era capofila, e noi di ISPRA, insieme appunto all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, ad alcune regioni, ARPA, enti e pubbliche amministrazioni, come potete vedere qui riportate. Il progetto, che si è svolto a partire dal 2014 e si è concluso nel 2016, ha portato quindi come prodotto a questo documento, ossia a queste prime linee guida sulla VIS da utilizzare a livello nazionale. E cosa che ci ha reso molto contenti di questo progetto è stato molto utile perché il documento finale ha costituito un punto di partenza per la predisposizione delle linee guida condotta da parte dell'ISS, che poi ha portato alla definizione del documento finale, che è stato approvato con decreto dal Ministero della Salute il 27 marzo 2019, e proprio questo ruolo importante delle linee guida del CCM è stato testimoniato proprio all'interno del decreto all'articolo 1,2. Proprio in quegli anni viene emanata la prima norma che ufficialmente andava ad inserire la valutazione di impatto sanitario all'interno delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Questa è la legge del 28 dicembre 2015, numero 221, che all'articolo 9 introduce la VIS, anche seppure per ora solo per determinate tipologie di progetto. Questi sono le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché gli impianti di raffinazione, gasificazione e liquefazione. Successivamente si arriva al decreto legge numero 104 del 16 giugno 2017, ad attuazione appunto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2014, e questo decreto va ad integrare e modificare il decreto legge 152 2006 proprio per le parti relative alla procedura di VIA, dove introduce la richiesta di condurre obbligatoriamente una valutazione di impatto sanitario proprio per i progetti di cui all'articolo 9 che vi ho elencato prima, e attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il compito di scrivere le linee guida su come condurre una valutazione di impatto sanitario e di valutare gli studi prodotti dai proponenti, nonché di verificare per la fase di esercizio la conduzione del piano di monitoraggio sanitario che deve essere affiancato al piano di monitoraggio ambientale previsto e predisposto nella fase ante operam, appunto per il controllo delle stime previsionali condotte, così come si fa per il monitoraggio post operam per le varie componenti ambientali. Questo che vi mostro qui è il documento finale, ossia sono le linee guida per la valutazione di impatto sanitario redatte appunto dall'Istituto Superiore di Sanità, che sono state approvate dal Ministero della Salute e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2019. E a questo punto io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola alla dottoressa Soggiu, che si occuperà ovviamente di descrivere nel dettaglio tutta la procedura. Grazie. Grazie Sabrina per il tuo intervento, sei stata molto chiara ed esplicita. Prego, dottoressa, quando è pronta può condividere il suo documento. Perfetto, eccomi. Grazie. Adesso cerco subito il documento. Ecco. Si vede? Ci
Ci siamo? Perfettamente, dottoressa. Ah, perfetto, perfetto, benissimo. Siamo anche molto bene, grazie. Benissimo. Allora, intanto grazie, volevo ringraziare la dottoressa Rago per l'introduzione che ha fatto, chiara, che ha messo in evidenza i punti salienti di tutto il percorso fatto. La dottoressa Anterieti, con la quale abbiamo da lungo collaboriamo per questa integrazione che deve essere sempre più spinta tra ambiente e salute, perché è l'unico modo per affrontare in modo globale la problematica relativa agli impatti sull'ambiente, che hanno un grande riflesso sulla salute. Quindi, come già su alcune slide, quindi io cercherò di, insomma, andrò un pochino più veloce perché sono state già introdotte dalla dottoressa Rieti, e quale appunto il decreto 104 del 16 giugno 2017 che affidava all'istituto il compito di redigere le linee guida, attività che noi abbiamo svolto e che in un qualche modo trovava, diciamo, andava a riaffermare quanto era già stato fatto con la legge sulla green economy, quella del 2015, dove appunto già allora si parlava della valutazione di impatto sanitario per la stessa tipologia di impianti per i quali sono state scritte queste linee guida, e quindi in un qualche modo il recepimento della nuova direttiva VIA va a diciamo riaffermare qualcosa che in Italia era già stato diciamo identificato prima. Altri compiti che vengono dati all'istituto relativamente alla VIS non è soltanto quello di redigere le linee guida, ma siamo entrati pienamente all'interno della procedura di valutazione impatto ambientale all'interno della quale deve essere svolta la VIS, e quindi abbiamo il compito poi di andare a valutare i dossier prodotti dalle aziende che svolgono lo studio di VIS. Quindi noi dobbiamo andare a vedere se il documento prodotto dal proponente, oltre a seguire le linee guida, è anche poi diciamo esplicita realmente quali sono gli impatti sulla salute, e quindi poi in un futuro sarà anche compito dell'istituto andare a vedere, intervenire nella fase di monitoraggio per capire se i profili di salute cambiano o no nel tempo. Questo poi ne parleremo vedendo come sono realizzate le linee guida. E come diceva la dottoressa, gli impianti che attualmente obbligatoriamente devono svolgere la VIS sono questi, sono appunto quelli dell'allegato 2, impianti di competenza statale, quindi grandi impianti di combustione. Ma è anche vero che si comincia in qualche modo ad ampliare la platea, perché a livello regionale, in alcune realtà territoriali, si stanno, diciamo, utilizzando sia queste linee guida sia tutti gli altri documenti che come la relazione del T4HIA oppure anche la VIAS, eccetera, come documenti per andare a scrivere delle linee guida regionali che possano essere di supporto alla valutazione di impatto alla salute per le opere che risiedono sui territori, diciamo di competenza più locale e regionale. La direttiva europea, vorrei sottolineare, non parla direttamente di fare la VIS, diciamo che rispetto alla direttiva precedente pone una maggiore enfasi su popolazione e salute umana, mentre prima, diciamo, i fattori sui quali bisognava fare una valutazione dell'impatto erano l'uomo, la fauna e la flora in modo generico. Adesso si va specificatamente sulla popolazione e salute umana, e quindi, diciamo, la traduzione del recepimento è stata accogliere la VIS all'interno della procedura di VIA. Come diceva, queste sono le linee guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a valle dell'approvazione del Ministero della Salute. La Gazzetta è quella del 31 maggio 2019, la 126, se non sbaglio, sì, il numero 126.
E queste sono il rapporto che potete trovare sul sito dell'istituto andando sotto la voce pubblicazioni, rapporti ISTISAN, e il numero è 199 perché è del 2019 il rapporto numero 9, quindi lo potete tranquillamente scaricare online. E, volevo dire due parole sul fatto che comunque il problema della componente salute risale sin dalla prima direttiva sulla valutazione di impatto ambientale che è stata emanata dalla Comunità Europea e che poi è stata recepita, e l'istituto al tempo era uno dei, diciamo, inglobava in sé le due componenti, sia quella ambientale che quella sanitaria, anche perché ricordiamo che infatti il Ministero dell'Ambiente nasce subito dopo l'emanazione di queste direttive, e infatti in istituto venivano svolti una serie di corsi proprio per vedere come si potesse elaborare la componente salute all'interno delle valutazioni ambientali. E quindi, diciamo, è una storia che è datata da lungo tempo, dove appunto l'istituto ha avuto un ruolo sempre abbastanza importante nel definire, nello studiare, nell'applicare le metodologie per tenere insieme queste due componenti. Passando alla VIS più propriamente, diciamo, alla definizione, come l'ha già data poi la dottoressa Rieti, risale alla conferenza di Göteborg dell'OMS del 1999. E che cos'è la valutazione di impatto sanitario? È una combinazione di procedure, metodi e strumenti utili a valutare i potenziali e talvolta non intenzionali effetti che una politica, un piano, un programma, un progetto hanno sulla salute di una popolazione, come questi effetti si distribuiscono all'interno di una popolazione, perché sappiamo che appunto gli impatti non sono omogenei sul territorio, ma sono articolati. E la VIS deve trovare poi, non è solo finalizzata ad una descrizione, ma sulla base di questa descrizione deve trovare i modi di le azioni più appropriate per gestire questi effetti in termini di minimizzazione degli effetti negativi e massimizzazione di quelli positivi. Si ispira poi ai concetti di democrazia, cioè il diritto delle persone a partecipare ai processi che interessano la loro salute, di equità, nel senso che appunto devono essere valutati diciamo, tutte le componenti, includendo genere, età, provenienza etnica, stato socio-economico, quindi la VIS deve essere inclusiva. Deve tenere conto dello sviluppo sostenibile, ovvero valutare anche gli effetti non solo a breve termine ma anche a lungo termine, quindi con un'ottica più strategica, e poi si deve basare su valutazioni e dati scientifici riferiti a metodologie affidabili, quindi deve fare un uso etico delle evidenze scientifiche. E le linee guida si basano quindi tenendo conto di tutte quelle che erano appunto i suggerimenti della conferenza di Göteborg e delle esperienze, come detto prima Sabrina, già condotte in precedenza, quindi il progetto anche il progetto del CCM del Ministero della Salute, che aveva messo attorno al tavolo tanti soggetti istituzionali sia a livello nazionale che a livello centrale, diciamo alcuni elementi fondamentali guidano il processo di scrittura delle linee guida. Intanto il fatto che la salute appunto è uno stato di benessere completo dell'individuo, quindi non è soltanto un'assenza di malattia, no? Quindi è un complesso, è un benessere fisico, mentale, sociale, e qui questa immagine in qualche modo evidenia quali sono tutti gli ambiti che necessari perché un individuo, una comunità viva in uno stato di benessere. E va tenuto conto che l'applicazione, per quella che noi abbiamo dovuto affrontare, è nella fase ante operam, cioè è una VIS che deve descrivere una procedura in una fase
pre-realizzazione dell'opera, proprio per fare una valutazione di impatti diretti e indiretti, perché c'è una popolazione diretta che può sperimentare, ma indiretta rispetto ad un insieme di altri fattori che possono essere interessati dalle conseguenze di un'opera, deve valutare gli impatti positivi anche che si hanno su un territorio, non solo quelli negativi, ma anche quelli positivi, non per compensare, ma per poter mettere, per poter valutare come, dicevo prima, massimizzare gli uni e invece minimizzare gli altri. Deve tener conto delle incertezze, perché siamo sempre in una fase predittiva e chiaramente una predizione deve essere confermata poi nelle fasi successivi. Devono essere coinvolti esperti di discipline diverse. Le linee guida sono state scritte da un gruppo di ricercatori dell'istituto che afferiscono alle discipline più propriamente ambientali, alla tossicologia, all'epidemiologia, all'ecotossicologia, quindi ha la necessità di avere intorno a sé una serie di esperti in discipline diverse e deve assolutamente cercare di promuovere un processo partecipativo e comunicativo col territorio. Devono essere coinvolti sia gli enti locali, ma anche, diciamo, le associazioni che possono avere una, diciamo, un interesse rispetto alla realizzazione di quello che accade sul territorio. È importante poi che le linee guida definiscano, o comunque la VIS definisca, un sistema di monitoraggio sanitario, perché appunto, come dicevo prima, le valutazioni sono predittive e quindi il monitoraggio è necessario per comprendere se quello che è stato previsto poi effettivamente è quello che si realizza, o se ci sono segnali di un discostamento da quanto uno ha pensato precedentemente. E appunto, come dicevo, sono di tipo prospettico. Andiamo avanti. Ecco, le linee guida suddividono in, diciamo, seguono il percorso di come sono state suggerite sempre dall'OMS, quindi in una fase di screening dove ci si pone la domanda se lo studio di VIS deve essere fatto. Nel momento in cui la risposta è affermativa, si passa alle fasi successive, nella fase di scoping, dove si raggruppano tutte le conoscenze necessarie per poi fare effettivamente l'assessment, cioè la valutazione. Quindi poi si passa al monitoraggio e al reporting. Adesso un attimo vediamo le varie fasi distinte. Quindi nella fase di screening si valuta l'opportunità di comprendere se la VIS deve essere fatta oppure no. È vero che, diciamo, per quanto riguarda le linee guida che sono state scritte, diciamo, è posta una necessità. La fase di screening è, come dire, quasi superata, no? Perché è la legge stessa che dice che per quelle opere deve essere fatto lo studio di VIS. Però ci possono essere delle situazioni, tipo per esempio di impianti, ed è capitato, di impianti che operano delle modifiche, impianti che rientrano in queste categorie e che operano delle modifiche per i quali si passa sotto, diciamo, la fase di valutazione di assoggettabilità a VIA, e per comprendere se poi deve essere fatta la VIA della modifica e quindi a sua volta anche la VIS. E in questi casi, diciamo, lo potremmo definire come la fase di screening nel caso nostro, per comprendere appunto, affiancando le valutazioni di carattere più propriamente ambientale, se anche degli indicatori, dei segnali più propriamente sanitari ci inducono a ritenere che sia necessario effettuare una VIS della modifica o dell'intervento che si sta facendo. Questo infatti, per esempio, è capitato in un paio di casi di valutazioni che abbiamo condotto. Quindi poi si passa alla fase di scoping. La fase di scoping invece va a raccogliere tutte le informazioni, perché a questo punto è deciso che lo studio di VIS va fatto e quindi bisogna andare a
raccogliere tutta una serie di informazioni utili poi a sviluppare l'assessment vero e proprio, quindi identificare qual è l'area interessata dagli impatti dell'opera, caratterizzare quest'area in termini di popolazione esposta, la distribuzione spaziale di questa popolazione, gli altri fattori di pressione esistenti sul territorio, che possono essere anche impianti già esistenti, la scelta a questo punto degli effetti di salute che dobbiamo andare a determinare in funzione di quelli che sono gli impatti già esistenti sul territorio e quelli futuri dell'opera che verrà prodotta. Comprendere quali sono gli scenari di esposizione in funzione della realizzazione di quest'opera, ed introdotta in questa fase vi è anche la valutazione ecotossicologica. Questa è un nuovo elemento introdotto nella VIS, perché appunto la valutazione ecotossicologica serve a comprendere qual è lo stato di salute di qualità ambientale dell'area in cui si va ad inserire il nuovo fattore di pressione, e tenerne conto sia in questa fase, perché è utile come elemento descrittivo dello stato di salute, ma sarà utile anche nella fase poi di monitoraggio futuro, quale elemento di allarme precoce di qualche cosa che magari sta cambiando. Lo vedremo successivamente. Quindi si entra nella fase di assessment vero e proprio, che è il cuore della VIS, no? della valutazione. In questo caso le linee guida fanno riferimento all'approccio della valutazione del rischio e mettono insieme sia un approccio tossicologico che epidemiologico, oltre a la valutazione, come dicevamo prima, di altri determinanti di salute, perché quando un impianto o comunque una nuova opera si realizza su un territorio, al di là degli impatti propriamente ambientali che l'opera può determinare, vi possono essere anche una serie di, chiamiamole, perturbazioni su altre aree che meritano di essere valutate per comprendere se queste possono essere perturbazioni negative o positive. Tipicamente, per esempio, si potrebbe pensare che un aumento dell'occupazione è un elemento positivo per il territorio, perché magari una nuova unità produttiva può portare appunto ad un aumento dell'occupazione, quindi è un elemento positivo, ma potrebbero essere invece magari realizzate delle opere a contorno che possono invece indurre dei cambiamenti, per esempio non solo sulla qualità ma anche sul benessere inteso per esempio come valore dell'area in termini anche economici. Quindi bisogna cercare di fare una valutazione un po' più ampia, oltre a quella più propriamente tecnica, che sono quella che qui citiamo come assessment tossicologico ed epidemiologico. Per un attimo focalizzare, con l'assessment tossicologico si fa un focus sulle sostanze che possono essere emesse dall'attività produttiva nelle sue varie fasi e possono andare a interessare i comparti ambientali. È chiaro, noi ci siamo praticamente sempre trovati quasi ad analizzare la componente atmosfera come matrice fondamentale impattata dalle emissioni delle opere messe in progetto, anche se comunque i territori circostanti possono poi subire in forma indiretta gli effetti delle emissioni in atmosfera, no? E il discorso è quello che quindi si deve fare dei confronti con i cosiddetti valori health based, quindi queste concentrazioni per esempio sia in aria che
attraverso gli scenari di esposizione, diciamo, i valori, le dosi che le popolazioni possono sperimentare in funzione dell'esposizione vengono messi a confronto con dei valori di riferimento che sono dati in base alla tutela della salute, quindi vengono detti health-based perché appunto si presuppone che valori di esposizione al di sotto di questi valori di riferimento non determinano effetti negativi sulla salute dell'esposizione. Della popolazione. Vengono utilizzate una serie di tecniche, ci si affida anche alla cosiddetta TTC, alla soglia di allarme tossicologico, nel caso in cui ci fossero tante sostanze da dover valutare, diciamo, la metodologia della TTC aiuterebbe a fare uno screening delle sostanze sulle quali focalizzare l'attenzione. E le linee guida pongono anche attenzione al discorso dell'esposizione aggregata e cumulata. Come sapete, insomma, tutti noi non siamo mai esposti ad un'unica sostanza, anche le varie opere, no? Insomma, determinano un mix di sostanze, miscugli, e quindi questo comporta sicuramente una valutazione di natura diversa. E accanto a questa poi abbiamo anche l'assessore epidemiologico, che utilizza i metodi dell'epidemiologia descrittiva e geografica per descrivere i profili di salute della popolazione, sia profili di salute, diciamo, di carattere generale che vengono utilizzati nella fase appunto di scoping, quindi di conoscenza del territorio, e quelli specifici, ovvero per patologie specifiche legate all'esposizione agli inquinanti che sono relazionati alle attività produttive che si mettono in azione. E quindi poi i metodi della stima del rischio attribuibile, gli indicatori del burden of disease, diciamo una serie di indicatori complessi per i quali appunto insomma, sono stati coinvolti esperti e ricercatori epidemiologi, come nel caso sopra tossicologi, per mettere appunto le metodologie più corrette per poter utilizzare queste procedure nella valutazione più quantitativa del rischio e procedere alla valutazione di accettabilità o meno dell'opera sul territorio. Come dicevo, anche altri determinanti di salute che, come dicevo prima, possono essere appartenere a tante sfere, no? Qui abbiamo i comportamenti, gli stili vita, gli aspetti socio-economici, i servizi, ma è soltanto una lista assolutamente non esaustiva di quelle che possono essere diciamo le aree dove possiamo avere degli impatti indiretti, quelli che si diceva prima, indiretti per il benessere della popolazione. È una valutazione semi-quantitativa, nel senso di comprendere se su questi settori l'intervento dell'opera sul territorio avrà un effetto positivo o negativo, o non avrà effetto, con una valutazione ovviamente qualitativa in termini di basso, medio o alto. Questa è una delle valutazioni che riteniamo più necessarie da condurre con un'interlocuzione stretta con gli enti del territorio. Noi in tutte le fasi della linea guida abbiamo sempre scritto che il proponente è lui che deve svolgere lo studio di VIS, si deve interfacciare subito con gli enti del territorio competenti, quindi con i dipartimenti di prevenzione, le ARPA regionali, provinciali, insomma, del territorio, per poter far riferimento non solo alle informazioni che sono in loro possesso, ma anche alla conoscenza che questi enti hanno sul territorio per condividere l'approccio, i metodi e i dati da utilizzare. Quindi, per esempio, questo è uno degli elementi di maggiore interazione che noi riteniamo che debba essere assolutamente svolto, perché la conoscenza del territorio fondamentalmente è in mano e è più precisa per questi enti.
E come dicevo prima, poi si conclude la valutazione di impatto sulla salute, impatto sanitario, con il monitoraggio. Come dicevamo prima, abbiamo fatto delle valutazioni predittive, quindi le dovremo controllare nel tempo. Quindi ha questi due obiettivi principali: quello il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione, e segnalare tempestivamente se qualcosa sta cambiando rispetto alle previsioni. Quindi il monitoraggio deve scegliere gli esiti di salute da monitorare, quali sono gli elementi che possono essere relazionati alle esposizioni determinate dalla nuova opera, quindi avere un elemento di riferimento ante opera, ma quelli sono i profili di salute e la baseline fatta nella fase di scoping. Quindi il follow up della popolazione esposta, quegli studi epidemiologici che devono diciamo valutare l'evolvere del profilo di salute e anche di rischio di questa popolazione, e come dicevo qui anche un monitoraggio dedicato ad alcuni indicatori ecotossicologici, se sono stati individuati, perché questi possono essere, come dire, dei predittori molto precoci, prima che diciamo un effetto, un'eventuale variazione ambientale possa poi produrre un effetto negativo sulla salute. Quindi diciamo è effettivamente un early warning di quello che può avvenire. E come abbiamo detto, anche il reporting è una fase importantissima di come deve essere prodotto il rapporto, perché possa essere completamente esaustivo e diciamo valutabile tutte le informazioni che deve tenere. Quindi è tutto il percorso che è stato prodotto, incluso il gruppo di lavoro e così via. E questo è il documento mette insieme è una tabella, diciamo, di sintesi di quello che è la valutazione dell'esposizione e i confronti che vanno fatti rispetto a degli indicatori, diciamo, nella valutazione quantitativa, ma è soltanto a segnalare che ci sono delle indicazioni anche di carattere molto tecnico che guardano a che cosa, al percorso che deve essere seguito per effettuare lo studio di VIS, e da parte dell'autorità competente, in questo caso noi, il controllo. E noi da quando sono uscite queste linee guida abbiamo avuto modo di esercitarci sulla valutazione di impatto sanitario condotta dai proponenti. Abbiamo valutato circa 25 impianti, la gran parte erano centrali termoelettriche, conversioni di centrali da carbone a gas e soltanto due impianti di stoccaggio e rigassificazione. Ma abbiamo potuto mettere in evidenza, studiando i dossier prodotti dalle aziende, che ci sono appunto alcune carenze. Bisogna, come dire, è un primo passo, questo è un inizio, effettivamente ci sono ancora, diciamo, delle carenze dettate dal fatto che siamo in una fase iniziale. Bisogna comprendere che la valutazione si deve spostare un pochino il suo obiettivo da un approccio puramente ambientale ad un approccio dove dall'ambiente si passa anche alla salute. Quindi ci abbiamo in genere una descrizione abbastanza accurata della matrice aria, per esempio, e molto meno accurata delle altre vie di esposizione. E una scarsa interazione notiamo dei proponenti nello sviluppo dei loro documenti con gli enti del territorio. Questi vengono interpellati soltanto per la richiesta dei dati, mentre noi chiediamo qualcosa di più, perché questo aiuta a creare un documento più completo che raggiunga l'obiettivo che vuole raggiungere, ovvero di avere sul territorio delle opere che compatibili anche con la salute, quindi in piena diciamo linea con lo sviluppo sostenibile. E anche il monitoraggio sanitario viene sempre indicato diciamo in modo puramente teorico, senza fare mai una riflessione molto diciamo più puntuale. E concludo dicendo che comunque appunto l'istituto ha scritto le linee guida, però ci rendiamo conto che
che è un argomento complesso che necessita di essere approfondito per diversi aspetti, e quindi è stato, diciamo, stiamo sviluppando un progetto sempre finanziato dal Ministero della Salute tramite appunto il CCM 2019, dove viene implementata un'attività di formazione su queste linee guida. Verrà infatti fatto un corso FAD di quelli a distanza predisposto dall'istituto. Erano previsti dei corsi residenziali che chiaramente con il periodo che stiamo attraversando non si possono fare, ma saranno rimandati alla parte finale di questo progetto che si concluderà alla fine del 2022. Il progetto si pone come obiettivo quello anche di fare proprio dei documenti di approfondimento di tutto quello che abbiamo, che vi ho descritto, quindi sia della valutazione dell'esposizione, della valutazione ecotossicologica, tossicologica, epidemiologica, del monitoraggio, quindi cerca di andare ad approfondire e di creare dei documenti più tecnici e di guida per i proponenti che devono sviluppare la VIS. E poiché i CCM sono dei progetti che mettono insieme le istituzioni centrali e anche gli enti del territorio, uno dei punti che vogliamo approfondire è anche di vedere quali sono le procedure migliori per fare in modo che ci sia più partecipazione del territorio all'interno di queste procedure. Io vi ringrazio e ho concluso. Grazie dottoressa Soggiu, è stata molto interessante il suo intervento, anzi io mi sono appuntata alcuni termini che lei ha utilizzato e che mi fanno molto pensare, proprio che la VIS deve essere inclusiva, che bisogna tenere conto sempre degli impatti a breve e a lungo termine, proprio perché la salute umana è importante insieme a quella dell'ambiente, e che i dati scientifici devono essere affidabili. Questo, ecco, è un altro elemento di difficile indagine molto spesso per gli estensori di studi di impatto ambientale, e in realtà poi ci si rende sempre più conto che l'ambiente e la salute ormai vanno sempre più a braccetto e che sono sempre più evidenti sulla salute umana gli impatti che poi ci sono anche sull'ambiente stesso e sulle varie componenti ambientali. Anche questo progetto che state per portare avanti, insomma, questo corso FAD a distanza, magari uniamo le forze con una sinergia tra l'ISPRA e il vostro istituto, e visto che anche noi siamo in preparazione a settembre con un corso, potremmo sicuramente fortificare e rafforzare l'informazione sulle norme tecniche di valutazione di impatto ambientale. E a questo punto vi chiederei se potete rispondere a qualche domanda che ci hanno lasciato nella chat i nostri utenti. Avete la possibilità di guardarlo nella chat e di scegliere le domande, e chi è pronto può farlo. Grazie. Io qui ho la prima domanda che leggo, quella inviata alle 11:27, dove si parla se nei progetti sottoposti a VIE anche a VAS l'Istituto Superiore di Sanità che si occupa della valutazione di impatto sanitario. Rispondo sì, perché proprio per norma di legge è l'ente preposto proprio alla valutazione di impatto sanitario, quindi dossier, come diceva la dottoressa Soggiu, che vengono predisposti dai proponenti nelle valutazioni di impatto ambientale per quelle opere per cui è prevista la VIS, vengono esaminati e commentati dall'Istituto Superiore di Sanità. Poi avevo una domanda delle 11:31. Dall'esperienza avuta, trovo la collaborazione con gli enti territoriali, ATS, eccetera, da cui spesso è quasi impossibile ottenere dati e riscontri in tempi utili. Pertanto mi chiedevo come si stesse agendo in merito, ad esempio con banche dati condivise, eccetera. Allora sì, effettivamente, anche esaminando alcune valutazioni di impatto ambientale, i proponenti indicano, anzi devono indicare, le difficoltà che incontrano nel reperire i dati che devono utilizzare per fare una valutazione di impatto sanitario.
Questa cosa, scusa, se posso intervenire anch'io che mi collego. Sì, noi anche abbiamo riscontrato che questa è una delle grandi difficoltà. Vengono spesso richiesti, però ecco, qui si rientra in quello che dicevo prima, nel fatto che il rapporto con l'ente territoriale non deve essere visto soltanto come un rapporto ti chiedo e tu mi dai, è un rapporto di collaborazione un po' più ampio, dove la condivisione deve essere a 360, nel senso si deve comprendere insieme ma quali dati servono, come li devo produrre. Però è anche vero che non tutti i dipartimenti sono già in grado di arrivare a queste elaborazioni. Uno degli obiettivi del progetto CCM è proprio questo, si cerca una maggiore interazione con il territorio e gli enti preposti del territorio per cercare di fare formazione in tal senso e comprendere in modo più puntuale che tipo di elaborazioni sono necessarie ai fini della VIS. Quindi diciamo è un po' un lavoro molto in progress. Io siccome insomma c'ho qualche anno, mi ricordo l'inizio della VIA, quindi anche lì noi cominciamo con le checklist quando si faceva la VIA all'inizio, adesso abbiamo dei modelli molto più elaborati, quindi siamo ancora in una fase un po' iniziale che necessita di un certo rodaggio a livello centrale, ma soprattutto a livello territoriale. Ecco. Sì, anche perché spesso non ti rispondono proprio gli enti territoriali. Scusate l'interruzione, ma l'ho fatta io la domanda, perché è un problema di cui spesso abbiamo notato che anche cercando un'interlocuzione maggiore, probabilmente perché la vista è ancora in partenza, soprattutto in strutture minori, è impossibile trovare qualcuno che ti dia risposta. Per cui poi, quando abbiamo il confronto con voi ente centrale, diventa difficile, perché ci è stato detto in taluni casi da voi ISS a chiedete all'ATS di riferimento, ma l'ATS di riferimento deserto totale, per cui a quel punto sei nel mezzo e non sai più come comportarti. Per cui se si riuscisse... È vero, è una delle criticità sicuramente maggiormente riscontrate, e questo comporta però che le valutazioni e i dossier, talvolta soffrendo di questo, sono superficiali nella descrizione, quindi si crea un po' un cortocircuito che deve essere superato, e diciamo uno degli obiettivi del CCM è proprio quello di provare ad andare a un superamento di questo, anche con questi corsi di formazione e questi documenti di approfondimento si cercherà un po' di aiutare al superamento di queste difficoltà. Infatti diciamo anche perché non so. È andata via la voce, Sabrina. Sabrina, accendi il microfono. No, dicevo, anche perché cerchiamo di essere un po' generosi, questa problematica non riguarda effettivamente il totale del territorio nazionale. Ci sono però effettivamente ancora delle regioni che hanno difficoltà a rendere disponibili determinati dati, e quindi è comprensibile la difficoltà di cui parlava Marta. Ciao Marta. Ciao Sabrina. Ciao. È comprensibile la difficoltà di cui parlavi tu, perché molte via sono state riscontrate queste difficoltà anche a suo tempo, quando già si iniziava a fare semplicemente la valutazione del fattore della salute umana all'interno delle valutazioni di impatto ambientale. Quindi sicuramente questa è una cosa che man mano che si va avanti con gli anni diventerà sempre più capillare, e sempre più l'esperienza insomma insegna che diventerà molto più facile, perché ci si organizzerà meglio nella distribuzione delle conoscenze e dei dati in maniera appropriata. Almeno si auspica che sia così, speriamo insomma. Si spera. Sì, se posso fare leggere la domanda successiva, che è quella mia alla dottoressa Soggiu. Sì, ci stava arrivando, prego. Ecco, dottoressa Soggiu, sostanzialmente era rivolta a lei questa domanda che riguarda appunto il deposito nazionale di scorie nucleari, in cui già c'è la proposta di localizzazione delle aree potenzialmente idonee, che già è a consultazione pubblica. Ora si innesca un meccanismo un po' farraginoso, che è appunto quello dell'interrelazione tra la componente salute e quindi la VIS con le procedure già a partire
partecipazione pubblica in atto, perché già la consultazione pubblica in atto è stata fatta ante operam SIR, quindi tutta la popolazione ha a disposizione tutta la documentazione per effettuare eventuali osservazioni e quant'altro, però di fatto ecco ora con la VIS come occorre diciamo dialogare in termini procedurali, questo era soprattutto in cui ora interviene l'Istituto Superiore di Sanità come competenza alla valutazione. Ecco, questo mi chiedevo e volevo, lo pongo come spunto di riflessione, che capisco è una tematica un po' nuova e un po' farraginosa, ecco. Grazie. Diciamo che questo è sicuramente è un elemento di particolare interesse e diciamo assolutamente insomma che soprattutto a livello di percezione del rischio è fortemente preoccupante per la popolazione, quindi io credo che affiancarci una valutazione di impatto sanitario sarebbe diciamo auspicabile, proprio perché in un qualche modo va verso una come dire una tranquillizzazione, no? Della popolazione. Siamo ancora in una fase in cui poi il sito vero e proprio deve essere scelto. Io so che c'è una conferenza che dovrebbe mettere insieme i vari territori che sono stati scelti in questa CNAPI, no? Nella carta nazionale adesso che ha risposto fondamentalmente a dei criteri più ambientali, di sicurezza del territorio, no? Sulla base di questi poi si dovrebbe andare ad un'ulteriore valutazione e credo che in questa ulteriore valutazione la parte di VIS dovrebbe essere inclusa, però al momento non so che cos'altro. Posso aggiungere qualcosa io? Diciamo che bisogna un attimo separare i diversi momenti di questa procedura che è atipica, però la fase in cui si è adesso, quindi questo percorso che il legislatore ha individuato di formulazione di una CNAPI, quindi di una carta di aree potenzialmente idonee, non esclude assolutamente, certo, il fatto che poi in una fase successiva ci sia una valutazione di impatto ambientale completa, una volta che si è arrivato ad individuare un sito, ma anche l'individuazione di quel sito non indica una collocazione specifica del deposito, perché poi anche all'interno del sito ci saranno delle alternative organizzative di collocazione del deposito stesso. Quindi sono dei momenti che vanno visti in modo, diciamo, disgiunto, cioè sono separati. Questa è una prima fase che naturalmente ha con sé dei criteri ambientali di individuazione delle aree, ambientali che corrispondono anche a una distanza poi da possibili ricettori, quindi da possibili aree abitate, pure quello c'è nelle diverse criteri di localizzazione. Poi c'è una seconda fase che nel momento in cui si decide quale sarà l'area che sarà destinata a questo oggetto, si partirà con una procedura di valutazione di impatto ambientale completa che ha un suo iter, quindi non vedo sovrapposizioni. Però i cittadini, diciamo, esprimono delle osservazioni senza nessuna cognizione di causa in questa fase, ecco. Diciamo che in questa fase ci sono alcuni aspetti, ma non altri. Appunto. È una fase preliminare, è un avvicinarsi per gradi ad una decisione conclusiva. Ok, grazie. Prego. Buongiorno, sono Giorgia Barrieri, posso intervenire sempre a proposito di questo argomento della VIS della CNAPI? Mi sentite? Sì, prego. Ah, grazie, no, pensavo non mi sentisse perché ho qualche problema di microfono. Allora, ho ascoltato con molto interesse queste ultime, diciamo, cose diciamo, che sono state dette. Ovviamente ho ascoltato tutta la lezione, per cui sono molto interessata all'argomento della valutazione di impatto sanitario. La domanda che volevo fare
è la seguente, e cioè se il, l'intervento di, per la realizzazione del deposito nazionale non è ricompreso all'interno delle categorie progettuali contemplate dall'allegato, qual è? L'allegato 2 o vabbè, ora non ricordo esattamente quale sia, però insomma, se diciamo, la legge non contempla quella tipologia di impianti tra quelli che devono fare obbligatoriamente, quindi ex lege, anche la valutazione di impatto sanitario, e al di là della anomalia, come giustamente la definivate prima, derivante dal fatto che dopo che la viene, diciamo, dopo tutto quel, lo svolgimento di tutti quei segmenti procedimentali delineati dall'articolo 27 del decreto legislativo 31, che è la lex specialis applicabile alla procedura per la realizzazione del deposito, l'articolo, il comma 11 credo di quell'articolo prevede che venga svolta la VIA. Quindi al di là di, ripeto, di questa cosa stramba, strambissima direi, che dopo che viene deciso a quale, scelta l'area idonea, viene fatta la procedura di VIA. L'ulteriore anomalia correlata alla VIS sarebbe che Sogin dovrebbe essere in qualche maniera, tra virgolette, obbligata, pur non essendo prevista dalla legge, a presentare questo studio in più, unitamente a tutti gli allegati, a tutti i, come dire, i, a tutta la documentazione prevista per la VIA. In questo modo, io tanto lo dico perché, essendo pugliese, diciamo, abbiamo ovviamente prodotto delle osservazioni in riferimento alle, alla proposta di CNAPI. E siccome questo argomento l'ho approfondito, non, francamente non avevo molti elementi per argomentare in tal senso. Come si può ovviare alla mancata previsione di quella tipologia di interventi che devono fare la VIS per mettere Sogin nelle condizioni di farlo, essendo appunto una tipologia di opera estremamente avversata dal territorio, per ovvie ragioni, insomma, un po' per non conoscenza, un po' perché, cioè, probabilmente dipende molto dalla scarsa conoscenza che si ha del tema, perché obiettivamente è un tema di nicchia. Anche la normativa, francamente, io pur occupandomi di VIA da molti anni non conoscevo, insomma, tutte le norme, le direttive, effettivamente è una cosa molto particolare. E quindi volevo, volevo capire con voi che cosa ne pensaste a riguardo. Grazie. Non so se sono stata chiara nel, nell'esporre il dubbio. Sì, 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 è stata chiara nell'esporre il dubbio, certo. Diciamo che forse l'argomento è più da... è molto di nicchia, come diceva, ed è più da gli incontri che poi dovrebbero essere fatti proprio su questo, su questo, su questa procedura. Ah. E comunque all'interno della, della procedura stessa, essendo un oggetto abbastanza anomalo e unico sul territorio nazionale, poi credo che andrà deciso quali sono gli elementi preminenti che andranno inclusi nello studio di impatto ambientale e poi nella procedura di VIA. Però l'altra cosa che non bisogna mai fare è anche considerare che una procedura, avviare una procedura di VIA, anche se su un'area già definita, non scelta come idonea. Sì, non significa che poi ci sia una, un successivo parere di approvazione. Cioè, no, non facciamo però questo passo in avanti. Non diamo per scontato che si vada sempre in una in questa direzione. No, per carità, se, però è obiettivamente. Se Eleonora voleva aggiungere qualche cosa sul, sulla, su questa parte. Ma, il discorso no, della... il fatto che ci sia una valutazione che qualsiasi avevo letto infatti una domanda sul fatto se per esempio il parere sulla VIS poi comporti delle decisioni. Sì, sì, noi ci siamo trovati a non, nel nostro percorso a non approvare da un punto di vista della VIS dei progetti e questa cosa ha portato al rigetto del progetto sul territorio. Quindi voglio dire, anche la VIS comincia ad avere una sua diciamo vita completa, nel senso che riesce a dare delle indicazioni anche di fattibilità o meno sul territorio, cioè non è soltanto un esercizio teorico, comincia ad avere un'applicazione pratica vera e propria, dove se non si incontrano delle caratteristiche tali per cui quell'opera, quell'oggetto sul territorio non comporta un
diciamo, un aggravio per la salute, ma anzi, fondamentalmente noi tutte le valutazioni che abbiamo fatto abbiamo sempre cercato di vedere che cosa fare per avere proprio un miglioramento in termini di salute sul territorio, quindi diciamo la VIS comincia a avere una sua valutazione in tal senso. Per quanto riguarda questa situazione specifica, e come diceva la dottoressa prima, è una procedura sicuramente complessa perché si deve avvicinare per passi alla definizione del sito, proprio perché non si vuole, come dire, sbagliare nella scelta della localizzazione di un oggetto così, diciamo, nella percezione così preoccupante. Stiamo parlando poi del deposito delle scorie radioattive, ricordandoci che gran parte di queste fanno parte di tutti, per esempio, i prodotti medicali che vengono utilizzati negli ospedali. Quindi voglio dire, non stiamo parlando dei rifiuti, quelli ad alta radioattività, ma perché per quelli poi si dovrà trovare il deposito, quello definitivo. In realtà, mi scusi, ma transitoriamente Sogin nella sua scheda progettuale ha scritto che ha attestato che fino alla realizzazione del deposito definitivo, insomma, verranno stoccati anche quelli ad alta radioattività. Quindi c'è anche questa, diciamo, incongruenza. Comunque voglio dire, adesso ci sono dei siti attualmente molto meno, diciamo, performanti di quello che potrebbe essere realizzato, dove abbiamo stoccati questi rifiuti. Quindi, diciamo, andare verso la definizione di un sito che incontri tutte le caratteristiche di sicurezza e di tutela forse può aiutare a liberare territori che sono attualmente sparsi per l'Italia, dove abbiamo delle situazioni magari poco. Lei, per esempio, che è pugliese, se non sbaglio, sì. Se non sbaglio, a Statte, no? In Taranto, sì. C'è un deposito di questo. Emerald. Quindi, voglio dire, forse, diciamo, si può anche interpretare, certo, con la giusta procedura. Adesso è chiaro che tutto va costruito, però si può anche interpretare tutto ciò come invece un passo in avanti nella riduzione del rischio sul territorio. Ecco. E quindi che fa? Si obbliga Sogin a fare anche la VIS, pure se non è contemplata? Adesso questo non è compito nostro e io questa domanda non le so rispondere. Io, diciamo, interpretando diciamo, la preoccupazione che un oggetto del genere genera sul territorio, non mi stupirebbe che magari una procedura del genere possa affiancare la scelta del sito, però diciamo, è una mia impressione, non è una supposizione, certo. Oppure bisogna auspicare in un percorso emendativo che aggiunga quella specifica tipologia progettuale, magari anche altre che oggi non sono state. O meglio, che ieri, quando hanno, ieri nel senso, ieri in tempo abbastanza passato, non hanno contemplato invece determinate opere che francamente necessitano proprio di una... Guardi, noi ci troviamo spesso ad essere interpellati a livello, diciamo così, consultivo, secondario, dai territori su opere che non ci riguardano principalmente, che sono, diciamo, di competenza territoriale e non nazionale, proprio per stimolare il territorio a procedere per una VIS. Voglio dire, siamo partiti da normare una VIS per alcune tipologie di opera a livello nazionale, diciamo quelle che hanno questo percorso. Questo comunque ha stimolato un dibattito e ha stimolato i territori a predisporre delle procedure territoriali anche sulla base del nostro documento, come di altri, quelli prodotti da ISPRA, eccetera, per tener conto della componente salute. Quindi a me sembra che si sia innescato un processo virtuoso dove la salute ha cominciato ad avere un ruolo di una certa rilevanza nelle procedure, un ruolo che consente di
arrivare a dare un contributo reale sull'accettabilità o meno di un'opera sul territorio e anche di fornire indicazioni per variazioni dell'opera sul territorio in modo che possano meglio incontrare anche queste diciamo indicazioni di carattere sanitario. Ripeto, è un momento un po' iniziale, però è molto attivo, come dire. Lo vedrei adesso nel caso specifico di cui adesso stavamo trattando, penserei che forse una cosa del genere effettivamente troverà un'espressione. Mi pare di non vedere più che opere così importanti possano rimanere chiuse nell'ambito puramente ambientale e non coinvolgano i vari settori, ecco. Dottoressa, grazie, mi pare che lei sia stata molto chiara. Un attimo, Gabriella, volevo fare una precisazione ai nostri auditori. Bisogna un attimo anche distinguere nei ruoli, sia noi ISPRA, che siamo appunto un istituto a supporto del Ministero dell'Ambiente, ma siamo un istituto di ricerca, che è l'Istituto Superiore di Sanità, ugualmente istituto a supporto del Ministero della Sanità, istituto di ricerca, siamo degli enti che possono proporre tecnicamente delle soluzioni, dei percorsi ed essere anche cassa di risonanza di quella che è la percezione del pubblico, e dei territori, però naturalmente ci sono dei ruoli che poi sono ben separati. Grazie. Infatti ti ringrazio, Anna, per aver preso la parola, per aver chiarito qual è la nostra posizione. La dottoressa Soggiu, devo dire che è stata anche molto generosa nell'esposizione, e d'altronde sono anche delle tematiche poi molto specifiche legate poi a dei territori, pertanto bisogna anche conoscere bene le aree di cui si sta parlando e insomma dare delle domande, fare delle domande, dare delle risposte in diretta senza conoscere il territorio è anche poi difficile. Comunque la dottoressa credo che sia stata anche chiara ed esaustiva, tra l'altro pur non conoscendo quello di cui si stava parlando, così come la persona che invece ha posto la domanda. Intanto io ringrazio i nostri relatori di oggi perché insomma sono stati chiari nell'esposizione e hanno reso questi argomenti anche così complessi, molto semplici e veramente l'hanno esposti con un'efficacia e hanno fatto comprendere a tutti la complessità che c'è dietro i nostri studi poi. E vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo 31 con la valutazione di incidenza. Vi ringrazio perché come sempre siete stati molto numerosi e soprattutto perché poi si è anche aperto un dibattito anche su temi caldi perché ovviamente la popolazione e la salute umana sono argomenti che ci interessano in prima persona. Vi ringrazio e a tutte le domande a cui non abbiamo potuto rispondere per motivi tecnici troverete come sempre le risposte sul nostro sito ISPRA alla pagina dedicata al webinar. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo sempre. Grazie mille. Grazie dottoressa e grazie Sabrina. A presto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.